Come ogni settimana è giusto anche dire le sensazioni, no? Le sensazioni secondo me sono positive, si va a caccia della continuità, della ricerca della continuità, quindi l'obiettivo è quello lì, no? Di riuscire e provare a dare continuità alle prestazioni, alla prestazione fatta, ma soprattutto ai risultati. Senta, mister, non parlavamo proprio adesso, prima che arrivasse, proprio in Novara è diventato come un grande. Ma ognuno di noi ha una propria mentalità di gioco, soprattutto di pensiero, di comunicare. Io ho trovato un gruppo, chiaramente, ripeto, quando si subentra non è semplice perché si trova sempre un po' di sfiducia, ma non perché per i risultati. Io penso sempre che i risultati condizionano molto. E il nostro primo obiettivo è far ritrovare la squadra la fiducia, far ritrovare la voglia di battagliare, perché comunque la classifica ci dice che bisogna guardare alla realtà, alla concretezza, ma soprattutto ai ragazzi bisognava dargli gli input giusti, di avere più la testa libera, perché le qualità ci sono, e quando c'è una squadra a qualità ha bisogno di ritrovare lo spirito battagliero. Io penso sempre che per fare una casa, no, ci vogliono gli architetti che devono disegnarla, ma se non hai i muratori, purtroppo i mattoni chi li mette, chi fa tutte le altre cose, il lavoro sporco. E noi abbiamo bisogno di lavoro sporco, nel senso positivo chiaramente, non nel senso negativo. E quindi questo un po' bisogna coniugare questi due tipi di... Okay, ci vogliono architetti, ma soprattutto ci vogliono i muratori per costruire. Io non bisogna far... io penso nessun tipo di paragoni, no? Perché non è giusto. Fino a 10 giorni fa c'è stato un Novara che provava a fare le cose che doveva fare. Io vorrei provare a dare un Novara, al Novara, alla nostra squadra, okay, degli obiettivi, ma soprattutto arrivarci attraverso la squadra, attraverso lo spirito di squadra, un atteggiamento propositivo, tutti che si devono sentire responsabili di quello che succede nell'allenamento e nella partita. Poi sappiamo bene che se un giocatore, voglio dire, dà l'esempio, se due danno l'esempio, se già arriva il terzo, al quarto, e qui in questa squadra qua adesso sono tanti che stanno dando l'esempio giusto. E quindi è più semplice anche lavorare, okay? È più semplice anche entrare dentro ai giocatori, conoscerli meglio. Mi ci vogliono 3 settimane, io ho detto 3 settimane per capire al meglio tutti i giocatori. Oggi la strada intrapresa è quella giusta, ma bisogna andare, ripeto, a caccia della continuità. E per andare a caccia della continuità bisogna rimanere concentrati, determinati, vogliosi, con passione, e credere. E credere. Sarà anche il suo esordio, diciamo, in casa. È venuto varie volte, alcune volte anche da avversario. Ho portato bene anche a vedere, sì, la partita. Anche l'ultima volta, anche ho portato bene. Sono un po' arrabbiato anche per il gol dopo il... Ah no. A parte contro... sono venuto a partire col Frosinone e ho portato bene, volevo dire questo, quando ero fuori, scusi. No, c'è anche un pizzico di emozione, anche se lei è un allenatore navigato, abituato a... Sì, sono un allenatore navigato, però tutto lo staff, insieme allo staff, siamo molto vogliosi e abbiamo quel pizzico di emozione che è giusto che ci sia, perché giocare dal nostro pubblico, io ho sempre detto al primo giorno che sono arrivato... Bisogna trascinarli noi, no? I nostri tifosi, bisogna trascinarli attraverso l'atteggiamento, attraverso il nostro spirito battagliero e con i risultati. Domani per noi, a prescindere da tutto, io non voglio pensare a niente, ma solo a una cosa che ragazzi ho detto che bisogna pensare. Non, giochiamo in casa? Perfetto, siamo a casa nostra, si comanda noi,
si fa noi la partita, si fa noi il nostro destino, lo si costruisce noi. Non guardiamo a nessun altro perché gli altri non ti regalano niente, gli altri non ti regalano niente, dipende da noi. Quindi questo deve essere il motto e l'atteggiamento, il pensiero dei giocatori. Non voglio nessun tipo di paura, di responsabilità. Io voglio, ho ripetuto l'anno scorso, la scorsa volta ho detto audacia, no? Se vi ricordate. Ok? Quell'audacia lì te la devi andare a cercare, perché ti viene se tu te la vai a cercare. Ok? Quindi la voglio e soprattutto voglio determinazione e concretezza, che sono cose che in Serie B fanno la differenza, perché noi abbiamo qualità. Questa è una squadra che ha qualità, ma la qualità viene fuori solo se la squadra gioca da squadra, se no non vengono, le qualità non vengono fuori. Allora, lei ha fatto una domanda che è pertinente a quello che è successo, giusto? Quindi quello che succederà domani lo vedremo domani. Se non erro, io ho detto che avevamo 27 punti e oggi ne abbiamo 30. Dobbiamo lottare per arrivare alla nostra salvezza. Quando si ha un obiettivo, quando si ha un obiettivo, non è che in casa e fuori casa deve cambiare. Quando si ha un obiettivo di squadra, tutti devono andare forte, tutti devono metterci dentro un qualcosa, tutti devono dare il proprio contributo per arrivare a fare una partita di spessore, di qualità, ma soprattutto di intensità. Okay? La corsa, io ai ragazzi, lo ripeto ogni giorno, mi interessa intensità e corsa in primis per arrivare all'obiettivo, perché senza di queste non puoi fare niente. L'errore tecnico non me ne frega niente, cioè nel senso si migliora, si migliorerà, okay? Ma la corsa e l'intensità non la puoi migliorare, la devi mettere in campo. E allora, siamo in casa nostra? Benissimo, cercheremo di fare il massimo, noi puntiamo al massimo domani, attraverso che sia un gioco più corto, magari più in ampiezza domani, perché se ci troviamo una squadra chiusa bisogna giocare più in ampiezza. Se troviamo una squadra che invece ci viene a pressare alti, bisogna essere bravi a scavalcare la pressione attraverso il gioco corto o sulla seconda palla. Bisogna saper cambiare pelle, no? Bisogna cambiare pelle, ma mi ci vuole anche qualche settimana di più per fare un quadrato migliore, no? Una situazione migliore. Ma la squadra è pronta. È pronta e sono convinto che domani in casa avremo il giusto atteggiamento per poter trascinare i nostri tifosi a vedere una squadra che vuole arrivare ai tre punti attraverso spirito battagliero e gioco. Però corsa e intensità non devono mai mancare. Di tempo, no? Nel capire se succederà questo. Io spero di no e sono molto propositivo, e il mio pensiero è sempre positivo, perché io poi vedo la squadra e ce l'ho in mano. Ma è normale che se il Novara aveva 27 punti qualche problemino c'era, no? Quindi non penso che si siano risolti tutti i problemi. Io ecco perché dico le tre settimane, perché nelle tre settimane riesco a capire. Si è vista qualcosa anche l'ultima partita, che dopo il pareggio loro, sì, molti temevamo, e invece c'è stata. Perfetto, quindi abbiamo saputo soffrire di più magari di altre volte, no? In questo caso qua mi sta dicendo. E questo è di stare dentro la gara, è rimanere dentro la gara. Cioè, il rimanere dentro la gara non significa che gli altri non ti devono tirare in porta, che gli altri non ti prestano, gli altri non fanno azioni. Rimanere dentro la gara significa rimanere equilibrati. A me piace molto l'equilibrio, ma un equilibrio non statico, un equilibrio dinamico. Okay? Perché tante volte l'equilibrio statico sta lì, no. Bisogna andare a mordere i cavilli, bisogna andare a caccia della palla, bisogna andare a caccia del risultato. Questo è l'obiettivo nostro. Dare questo input probabilmente dà anche un senso di coraggio e di responsabilità al gruppo, no? Di dire ok, questo è il nostro primo obiettivo, perché il risultato determina il tuo atteggiamento. Se il tuo atteggiamento è così, se la prestazione è in un certo modo, io il risultato delle volte lo guardo, ma so che arriverà. Se l'atteggiamento è statico e non è di squadra, anche se vinciamo mi arrabbierò molto. Cioè, questo voglio farvi capire, che il mio concetto di qual è il mio concetto, okay? Quindi sotto questo aspetto qua, quando si arriverà, spero non arriverà mai quel momento lì, ma se arriverà si gestirà anche quello, senza
Dipende come arriva, se da una prestazione importante. Adesso abbiamo 30 punti, bisogna arrivare a 50. Non facciamo tante cose. Ogni partita, concentrati su ogni partita. Domani affrontiamo uno Spezia di valore, con grandi giocatori, con una squadra che comunque è arrivata negli ultimi 4-5 anni sempre nei playoff. Okay? Quindi ha già una mentalità. Giocano insieme da 7 mesi. Non hanno cambiato l'allenatore, nel senso c'è un allenatore che comunque lavora da 7 mesi, che è a fronte della squadra che c'è un allenatore che lavora da 10 giorni. Quindi c'è le differenze sull'aspetto, non so, su alcune cose ci possono essere. Noi dobbiamo sopperirle con la volontà, con la corsa e l'intensità. È quello che mi permetto di dire, e con la qualità dei nostri giocatori che possono fare la differenza. Lei pensa di tornare il gruppo che ha giocato domenica scorsa, o rientro di Maniero che ha qualificato e permette una scelta in più, magari? Allora, tutti sono determinanti per dare un contributo, e tutti stanno dando sugli allenamenti segnali positivi. È chiaro che la scelta poi va fatta, perché comunque l'allenatore deve fare la scelta, ma la scelta fatta con una squadra che corre, lotta per tutta la settimana per conquistarsi magari anche la posizione, in questo caso qui, per l'allenatore è più semplice scegliere, anche perché se sbaglia una scelta so che dietro c'è già un altro che è probabilmente pronto per dare il proprio contributo. Questo è un altro punto fondamentale per costruire la mia squadra, okay? Che tutti si devono tenere importanti e tutti devono andare a 2000 all'ora e tutti devono dare il proprio contributo per la causa comune, la squadra, il risultato, la classifica.